4 minuti. Grazie Presidente. Con i pochi minuti a mia disposizione toccherò solo alcuni dei punti che riguardano il decreto rilancio. Preoccupato che molte delle misure scritte secondo il criterio della complicazione rimangano solo dei proclami o che vengano attivate con tempi biblici. Faccio di seguito alcuni esempi. Titolo 4, articolo 105 bis, Fondo Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza. Il comma 1, con l'obiettivo di contenere gravi effetti economici derivanti dal Covid-19 sulle donne in condizioni di maggiore vulnerabilità e favorire attraverso l'indipendenza economica percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizioni di povertà, vengono stanziate delle risorse ripartite con DPCM su proposta del Ministero delle Pari Opportunità di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali previ intesa conferenza unificata. E qui è proprio il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che mi preoccupa, perché faccio un esempio: nella legge di bilancio un emendamento della Lega che prevedeva l'obbligo di esposizione del numero antiviolenza 1522 e condiviso con tutto il Parlamento, tutta la maggioranza, è diventato legge nell'ultima legge di bilancio. Però questo emendamento, poi inserito nel testo, citava che con DPCM entro 90 giorni i contenuti dei cartelli, le lingue, le varie modalità da esporre negli esercizi pubblici venisse definito dal Presidente. A giorno d'oggi non è ancora stato fatto nulla, è vero che c'è stato il coronavirus, ma caspita, il novellino dei funzionari può preparare per il Presidente una tipologia di cartello che va esposto nei locali, anche perché c'è stata la chiusura, il lockdown, e donne che già erano vittime di violenza si sono trovate in situazioni peggiorative. E visto che vi riempite la bocca della tutela delle vittime di violenza, perché sulla videosorveglianza nelle scuole d'infanzia e RSA vi ostinate a non fare nulla? Non avete cuore i nostri bambini e i nostri anziani? Nel decreto rilancio si parla di garantire e incentivare l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro. E la sicurezza per i nostri cari non conta nulla per i nostri bambini e i nostri anziani? Ora passo a una parte facendo un esempio sulla mia Verona, che vale comunque a livello nazionale, riguardo le attività produttive. Lignum, il mobile di Verona, distretto riconosciuto dalla Regione Veneto, uno dei molti distretti produttivi presenti nel nostro bellissimo paese, da nord a sud. Il legno lo conoscono molto bene i comuni afferenti alle province di Verona, Padova e Rovigo. Questo materiale vivo, perché lo lavorano da circa un secolo in quei luoghi straordinari di cultura materiale che sono le botteghe e i laboratori artigiani, alcune delle quali sono veramente all'avanguardia. È nato qui il mobile in stile della pianura veronese, dalle mani degli artigiani, che con le loro 1.200 aziende, i 6.600 addetti, hanno portato il loro saper fare in tutto il mondo, con un export verso 53 paesi, dando vita a un'economia che è stata forte e vuole tornare a esserlo. Però per essere forte l'economia dei vari distretti produttivi da nord e sud ha bisogno forse semplicemente della semplificazione, perché è vero che col decreto rilancio sono state previste alcune misure, ma i nostri artigiani, le imprese, gli imprenditori chiedono, secondo una formula semplice, che questa, Presidente, secondo la situazione attuale, meno tasse, meno burocrazia, già quello è il rilancio vero. La potenza di fuoco, tanto decantata dal Presidente Conte, con iniezioni galattiche, così come da voi gestita, rischia di tramutarsi in una supposta fotonica. Grazie. Grazie, senatore.